chiamo Arianna Talamona, ho 23 anni e nasco a Varese e sono affetta dalla paraparesi spastica ed è una malattia che io ho ereditato dalla mia mamma. Sono una nuotatrice paralimpica e sono campionessa europea, ho partecipato alle Paralimpiadi di Rio 2016. Quando ero più piccola è stato più difficile, perché comunque mi ricordo quando ero alle elementari che non capivo, non me lo spiegavo, dicevo ma perché a me, perché io devo avere queste complicazioni, perché deve essere tutto così difficile per me, no? Invece quando poi è entrato il nuoto nella mia vita è diventato tutto diverso, tutto più facile, perché ho avuto la possibilità di relazionarmi con altre persone che avevano problematiche diverse, che magari avevano anche problematiche peggiori delle mie, quindi ho detto cavolo, ma se ce la fanno loro ce la posso fare anch'io. E soprattutto il nuoto mi ha permesso di sperimentare i miei limiti, di capire quanto forte potevo essere e proprio di sentirlo. E quindi pian piano la disabilità è andata a sfumare, anzi è diventata una parte forte di me, cioè un elemento per cui io ho la vita che ho adesso. Mi fa sentire libera perché comunque sei immerso in qualcosa di diverso. E poi mi fa riflettere tanto perché è silenzio, è quiete, perché comunque fuori c'è tanto rumore, poi quando tu entri in acqua c'è silenzio, no? E quindi è il mio luogo per pensare, il mio luogo per riflettere. Il nuoto mi ha insegnato a mettermi in gioco, aprirmi alle possibilità, al cambiamento, perché diciamo che ci sono dei momenti, no? Cruciali nella vita. E uno dei miei momenti è stato dopo i mondiali di Montreal, perché io ero molto contenta di questi mondiali, ero un po' nelle nuvole. E mi ricordo che il mio allenatore mi ha preso da parte e mi ha detto: Arianna, guarda che se continui così io non ti alleno più, così non va bene. Ho dovuto fare una scelta, o decidevo di essere aperta e cercare di capire le cose che potevo cambiare e mettermi in discussione, oppure rimanevo sulla mia posizione e rimanevo ferma. Ho deciso insomma, di aprirmi, di lavorare ed è stata una delle cose migliori che abbia mai fatto perché mi ha permesso di cambiare, di crescere tantissimo. Riguardo alle Paralimpiadi, sono state l'esperienza più intensa che abbia fatto fino adesso. E mi ricordo che quando poi siamo arrivati a Rio e siamo andati per la prima volta in piscina, lì mi sono proprio emozionata. Me lo ricordo proprio bene perché ho detto: cavolo, ok. Ci sono arrivata veramente. Il mio blog si chiama L'Ostia di Arianna, ha due obiettivi. Uno più superficiale, quindi quello di dare proprio consigli pratici a tutte le ragazze che sono in carrozzina, amputate, cieche, per vestirsi meglio. Le ragazze, se sono disabili, magari capita che si lasciano un po' andare, perché sembra quasi che ci siano dei pregiudizi che dominano. O sei disabile e quindi non ti curi, quindi per forza magari sei anche bruttina. No, non è vero, perché anzi, cioè possiamo essere bellissime. E a braccetto, diciamo, c'è il secondo obiettivo del mio blog, ovvero quello di aiutare proprio le ragazze a sentirsi più belle, a sentirsi a più a proprio agio, insomma, con la propria disabilità, proprio un obiettivo di self-empowerment che secondo me la moda e il beauty possono avere, perché a volte si pensa che siano cose superficiali, solo estetiche, ma non è vero. Secondo me gli elementi da valorizzare maggiormente sono la vita, perché comunque quando si è seduti, tendenzialmente sembra comunque sempre di avere in realtà un pochino più di pancia, perché per forza c'è anche le modelle sedute comunque non sono piatte. E allora secondo me è molto utile enfatizzare il punto vita e magari utilizzare gonne ampie. Comunque mi piace truccarmi da sempre, seguo Clio da sempre, cioè ho imparato con lei a truccarmi quando ero più piccola. Il mio augurio per voi è che riusciate a mettervi in discussione, a giocare con la vostra vita, a provare tante cose diverse e soprattutto non fermatevi mai, non permettete mai a nessuno di dirvi che non potete fare qualcosa. Ciao a tutti, se volete insomma seguirmi, avere notizie su di me, sui miei allenamenti, sulla mia vita, seguitemi su Facebook, sulla pagina dello Stile di Arianna oppure su Instagram su Talamona94. Ciao!